Caterina Marini, candidata per il Senato della Repubblica in Puglia, collegio unico, e per l'Alleanza Verdi-Sinistra. Oggi siamo nel tour di Capitanata. Innanzitutto un breve curriculum. Lei insegna all'università cosa? Io insegno all'università statistica economica, in particolare diciamo un corso avanzato nel corso di laurea di scienze statistiche dell'Ateneo di Bari al Dipartimento di Economia e Finanza. Ho avuto un periodo di formazione lungo 3 anni durante il periodo di dottorato in Inghilterra all'Università di York, quindi ho diciamo comunque un modo di affrontare il mio lavoro anche della ricerca internazionale, e quindi ho tante interconnessioni anche in giro con il mondo, con tanti colleghi, che chiaramente rappresenta una ricchezza oggi per la ricerca italiana, insomma, perché la rete, il network della ricerca deve necessariamente essere quanto più internazionale, quanto più multidisciplinare. Nei miei temi di ricerca io mi occupo di forze di lavoro, ambiente ovviamente, e poi anche di capacità di analisi dei sistemi di crescita e di sistemi economici, e quindi anche di economia urbana un pochettino. Quindi potremmo spaziare per ore per parlare di economia, di ambiente. Il raggruppamento è Europa Verde, Sinistra Italiana. Lei, chiaramente il simbolo è unico, lei invece appartiene proprio a chi in specifico? Io sono candidata in quota, diciamo, Europa Verde, anche perché sono co-portavoce. Nel gruppo dei Verdi non esistono i ruoli dirigenziali classici, quindi il cosiddetto segretario provinciale viene detto co-portavoce provinciale. Perché co? Perché in realtà nel gruppo dei Verdi esiste sempre la parità di genere come regolamento statutario. Quindi sono io co-portavoce della provincia di Brindisi e sono anche componente del Consiglio federale nazionale. Quindi diciamo sono una persona comunque nota agli organi del partito anche a livello centrale, e difatti la mia candidatura è stata fortemente anche sostenuta dalla segreteria di Roma. Ecco, abbiamo conosciuto la dottoressa Marini, e invece adesso dovremmo affrontare quelli che sono un po' i programmi, in linea generale ovviamente, perché i tempi sono quelli che sono. Quali sono i punti più importanti? Diciamo, io voglio specificare che il programma che porta la lista Alleanza Verdi e Sinistra è un programma completo che ha ricevuto, mi permetta la licenza universitaria, il 30 e lode da tante valutazioni esterne, prima fra tutti il forum di Seguaglianza e Dignità del professor Fabrizio Barca, che è un gruppo di circa 50 colleghi che risiedono in tutte le università italiane, che diciamo ha dato praticamente pieni voti al programma perché è quello più attento alla crisi e al problema sociale che affrontiamo e che si sta verificando e che vedremo diciamo di qui al prossimo futuro, da qui nei prossimi 2 mesi. Tutte le disuguaglianze, povertà economica, sociale, di genere e anche disuguaglianze di tipo come dire relative alle cittadinanze, cioè quindi anche le disuguaglianze in relazione anche ai flussi migratori e a come vengono gestiti sul nostro paese. Ed è stato premiato da questo forum perché il programma migliore tra tutti i programmi in questa campagna elettorale, che tiene conto con azioni concrete, reali, non un libro dei sogni, insomma, di misure, oltre che dell'analisi dei problemi, anche di misure operative e di misure reali che possono essere messe in campo per poter affrontare appunto i problemi della disuguaglianza e della diversità. Poi siamo stati premiati anche dall'Associazione Italiana per il Clima, perché ovviamente abbiamo avuto tutti i 13 semafori verdi, perché siamo quelli che effettivamente affrontano con metodo e con concretezza quelli che sono i problemi climatici, energetici, ambientali, geosistemici che il nostro paese sta avendo e che continuerà ad avere, perché purtroppo il declino è questo, considerato l'innalzamento delle temperature. E questo diciamo ci tengo a dirlo, perché in realtà all'interno diciamo del gruppo di lavoro, nella stesura di questo programma, hanno partecipato anche importanti professori universitari e scienziati, ricercatori italiani che hanno analizzato con noi i problemi e insieme abbiamo trovato le soluzioni. Senta, la interrompo rapidamente. Sì.
nucleare favorevole o no? Assolutamente no, il nucleare è un'energia vecchia. Il nucleare noi ce l'abbiamo, guardi, la vera prima energia nucleare è quella verde, è quella del sole ed è quella che dobbiamo utilizzare. Il nucleare no, per tanti motivi, ora faccio lo statistico economico. Primo perché non è economicamente conveniente oggi investire in nucleare, perché investire oggi in nucleare costa, non solo perché il prezzo dell'uranio sta crescendo, si sta impennando, ovviamente data la richiesta sia per le guerre che per l'energia, ma perché poi effettivamente costa tantissimo costruire queste centrali di terza generazione, perché badate bene, non esiste ancora il nucleare di quarta generazione che certa politica sta vendendo in televisione, non esiste, non lo dico io, Caterina Marini, che sono uno statistico, lo dicono i ricercatori del ramo. Quindi poi abbiamo il grosso problema delle scorie nucleari, di questi rifiuti nucleari, sono dei rifiuti che rimangono sul pianeta per i millenni e quindi fondamentalmente c'è il problema di stoccarli, diciamo che potremmo anche stoccarli in sicurezza, ma il discorso è che chiaramente rappresentano dei rifiuti che non servono. Economicamente non è conveniente anche per un altro problema, perché? Perché non abbiamo l'acqua per raffreddare le centrali, noi abbiamo visto il Po in secca, sembrava praticamente un deserto il letto del Po quest'estate, e quindi con che cosa dovremmo raffreddare le centrali nucleari? Infatti in Francia stanno avendo grossi problemi di gestione e di manutenzione delle centrali che hanno, proprio per questo motivo, perché sta diventando economicamente non più conveniente l'energia nucleare per questo motivo. E poi scusatemi, una centrale nucleare in un paese efficiente quale può essere il Giappone ad esempio, che sono diciamo efficienti sotto tutti i punti di vista, ci mettono 15 anni a costruirla, 17 anni. In Italia voglio sapere, uno, dove hanno intenzione di localizzarle, perché chi parla di nucleare non ha il coraggio di dire in campagna elettorale dove le vogliono fare queste centrali, e secondo, con quali soldi le paghiamo e che tempi abbiamo. Noi abbiamo il problema dell'autunno, dell'inverno, cioè noi fra 3 mesi avremo le famiglie italiane che non sapranno come riscaldare le proprie case, e quindi è un problema immediato. Ecco, su questo tema, sull'energia, i costi, voi come vi proponete? Anche perché poi voi siete alleati con il PD. Lo so. Allora, noi siamo in coalizione col PD, siamo alleati con Sinistra Italiana. Allora, dunque, noi che cosa proponiamo? Noi innanzitutto abbiamo... Cambia poco comunque. Cambia poco, però il punto è che fondamentalmente noi abbiamo denunciato già dal mese di febbraio scorso dell'ammontare di questi extra profitti che le società energivore stavano accumulando. Noi l'abbiamo fatto a febbraio, prima ancora che si incominciasse la campagna elettorale, e noi abbiamo detto sempre da subito che questi extra profitti, che attenzione, sono l'extra rispetto all'utile, rispetto al profitto, cioè sono semplicemente frutto di speculazione dovuto al fatto che è stato acquistato gas ed energia ad un prezzo basso e lo si sta apprezzando sulle bollette degli italiani al quadruplo, al quintuplo di quello che è il prezzo con il quale è stato acquistato. Quindi, qual è la soluzione? Noi chiediamo e la restituzione o la tassazione al 100% di questi extra profitti. Abbiamo anche presentato un esposto alla procura, diciamo alla... abbiamo anche fatto una denuncia, insomma, come Alleanza Verdi e Sinistra, e la Procura di Roma ha iniziato appunto un'indagine in merito. Quindi la prima cosa è questo, e poi soprattutto mettere il tetto al prezzo del gas, un qualcosa che noi stessi già dicevamo dal mese di aprile. Come finanziarlo? Molti ci dicono, ma voi come intendete finanziarlo? Esattamente con questi extra profitti, aiutando le famiglie. Cioè se noi incassiamo gli extra profitti che illecitamente sono stati chiaramente incassati dalle società energivore, possiamo aiutare le famiglie italiane ad abbassare il prezzo delle bollette. Se poi distacchiamo l'energia dal gas, ancora di più, cioè questo chiaramente permette in un certo senso di aiutare le famiglie a gestire in maniera separata l'uso del gas e l'uso dell'energia. I temi sarebbero ancora tanti, ma i tempi sono anche stretti. Certo. Il web poi si stancano subito a vederci. Chiudo con una domanda importante, non parliamo di sondaggi, ovviamente non si può. Ma il dato è che comunque i cittadini sono stanchi di andare a votare e soprattutto non solo sono stanchi, non ne vogliono proprio sapere, quindi ci sarà probabilmente una grande astensione da parte del popolo italiano. Sì, diciamo che questo è un problema serio. Allora io lo sto dicendo a tanti, lo sto dicendo a tanti suoi colleghi che mi fanno questa domanda, il diritto al voto è un diritto sacro, è un diritto che è stato conquistato nella storia del paese ed è un diritto al quale non bisogna rinunciare. Allora io invito appunto i cittadini, gli italiani ad andare a votare, perché non andare a votare non è un atto di protesta, l'atto di protesta uno lo fa nel momento in cui
partecipa alle manifestazioni, ai cortei che spesso e tantissime volte si organizzano e che vedono una bassa partecipazione dei cittadini. Delegare, non andare a votare, significa delegare il proprio voto agli altri. Ora, votare è un senso, diciamo, di responsabilità nei confronti di noi stessi e degli altri. Delegare agli altri significa delegare agli altri la decisione di decidere per noi, e quindi è la cosa peggiore che per noi stessi possiamo fare. Quindi comunque andate a votare, perché in ogni caso è bene, anche sbagliando, prendersela con se stessi e non con gli altri.